E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare nuovamente del Colosso. Come per il Guardiano, andremo a elencare tutte le abilità che sono state confermate direttamente da BioWare e che vedremo all'interno del gioco. Come al solito, premetto che le informazioni che sto per rivelarvi sono prese direttamente dal sito EA e sono quindi perfettamente affidabili. Iniziamo con le armi. Il colosso può infatti equipaggiare tutti i tipi di armi più le armi pesanti. Non si capisce bene se questo possa equipaggiare oltre alle armi normali anche quelle pesanti o se siano un'alternativa a quelle normali. Il corpo a corpo di questo strale che punta tutto sulla potenza è l'impatto pesante. Il colosso infatti può utilizzare la sua notevole stazza come arma, sia lanciandosi in tuffo dall'alto sia con un attacco da mischia. Questo non solo elimina all'istante i nemici più piccoli, ma può sbilanciare gli avversari di maggiore dimensione e lasciarli vulnerabili ad attacchi successivi. Per quanto riguarda l'artiglieria della tuta, questo, a differenza del guardiano che utilizzava le granate, utilizzerà diversi tipi di mortai. Questi sono il mortaio esplosivo, che provoca danni pesanti nell'area d'impatto designata, il mortaio a grappolo, che spara una raffica di proiettili in grado di separarsi per colpire un'area più estesa, il mortaio muro di fuoco, che spara uno speciale proiettile che sprigiona una parete di fuoco e i nemici che tentano di attraversarla subiscono gravi danni, la spirale fulminea, in grado di colpire un unico bersaglio casuale davanti al colosso con un arco di elettricità, e la spirale shock, che emette ondate di elettricità danneggiando tutti i nemici nei paraggi. Grazie a questi diversi tipi di mortai avremo delle alternative sia delle lunghe che delle corte distanze. Andiamo ora a vedere le abilità del colosso, che si dividono come al solito in assalto e supporto. Iniziando da quelle di assalto abbiamo come prima il cannone pesante, questo sparerà un missile di notevoli dimensioni nella direzione designata. Dopodiché c'è il lanciafiamme, che sprigiona un getto di fuoco costante in grado di incendiare i nemici. Poi c'è il cannone a frammentazione, questo bersaglia i nemici nelle vicinanze con un arco di proiettili a corto raggio, essenzialmente un fucile a pompa. Un'alternativa è il cannone elettromagnetico, che è in grado di fare a pezzi un singolo bersaglio utilizzando un colpo cinetico potente e preciso. L'ultima abilità è lo sputa acido, che spara un proiettile appunto di acido che danneggia i nemici nel tempo. Le abilità di supporto sono come al solito solo due. La prima è la provocazione, infatti il colosso costringerà tutti i nemici presenti in un determinato raggio d'azione a rivolgere i propri colpi verso di lui. Data la sua notevole armatura, potrà prendere abbastanza danni per distrarre i nemici e farli attaccare dalle altre compagne. La seconda abilità difensiva è l'impulso deflettore, che aumenta la resistenza ai danni di tutti gli alleati nelle vicinanze. Un'ultima caratteristica che non viene scritta sul sito EA ma che abbiamo visto durante i gameplay è quella dello scudo estensibile. Abilità che possiamo usare sia a terra che in volo e che appunto ci proteggerà dai colpi nemici. L'abilità definitiva del colosso, quindi la sua ultimate, è il cannone d'assedio. Questo è essenzialmente un lanciagranate ed è molto utile per ripulire intere aree da nemici più piccoli o per infliggere danni extra ad un boss. Quindi ragazzi, in conclusione, queste erano tutte le abilità che vedremo nel gioco che potremo utilizzare insieme allo strale colosso. Se non avete visto il video riguardante il guardiano, lo trovate nella outro. E nei prossimi giorni usciranno anche quelli riguardo l'intercettore e il tempesta. Come al solito io direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Sono Gaul e la tua luce è mia.